formata in una famiglia religiosa, praticante. Quando ho scelto di diventare una religiosa avevo 17 anni. Ogni estate venivano delle religiose da noi, nel mio villaggio. Allora con loro mi sentivo molto bene, molto calma. Allora pensavo che anch'io potevo diventare una religiosa, essere con i bambini, occuparsi con loro e dare l'amore che hanno bisogno. Questa è stata la mia seconda infanzia spirituale, diciamo, infanzia spirituale. Anche quel ricordo mi fa piacere, perché sentivo molto bene anche oggi. Mi fa coraggiare di andare avanti. La particolarità è che siamo armene, tutte le suore. Allora è una congregazione nazionale, diciamo, armena. La nostra vocazione è di occuparsi con i giovani, con le ragazze più piccole. I voti non sono difficili, ma lo spirito di vivere il voto sarà difficile perché ogni tanto non vogliamo essere obbedienti. Per esempio, quando studiavo, ero nel primo anno di noviziato, allora è morto mio padre. Per me era molto difficile non essere presente. Volevo e non potevo. Allora dovevo scegliere o stare nella congregazione e ogni tanto avere questa difficoltà di obbedirsi o no. Allora ho scelto e ho ricordato quella frase che Gesù diceva: lasciate che i morti spellino i morti, non lo so. Era questa che mi coraggiava che dovevo vivere quella mia vocazione. Abbiamo un centro per gli anziani, un centro per i ragazzi, ragazze abbandonati, anche un centro di mestiere, diciamo. Qui questo centro, diciamo orfanotrofio, sono responsabile dei bambini. Ogni giorno vivo questa mia vocazione come una madre può occuparsi con i suoi bambini. Mi piace far studiare, far comprendere come si deve vivere. Non è facile ogni tanto perché i ragazzi che vengono dalla strada non è così facile far studiare in un attimo. Allora ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole anche fede per essere sempre con loro. La preghiera ha un posto centrale per me perché senza la preghiera non posso andare avanti. Io senza la preghiera non posso vivere la mia vocazione perché devo avere questa nutrizione per poter ogni giorno vivere con i bambini difficili, diciamo, e andare avanti.